Eccoci qua, buonasera, benvenuti o bentornati come sempre a un nuovo episodio del Punto di Vista. Eh, ringrazio ovviamente tutti coloro che fanno parte di questo fantastico gruppo, ormai scrivono, chattano, commentano, siamo diventati super coesi. Quindi ringrazio anche gli amici di Telegram, vedo già dei nomi: Aldo Pagani, ciao carissimo, Valeria e via dicendo. Questa sera andiamo a trattare un argomento alquanto diciamo, controverso per quanto mi riguarda. Abbiamo già provato diverse volte a dare una ideologia, a dare una diciamo, identità a quello che è Gesù. Gesù Cristo. Eh, abbiamo, abbiamo fatto anche dei parallelismi, magari eh, diciamo cercando di raccontare il nostro punto di vista su come potesse essere effettivamente ricercata e eh, ricostruita una tale figura. E questa sera io sono veramente contento di avere un nuovo eh, amico al canale qui al Punto di Vista, eh, ed è il ricercatore, antro, antropologo, eh, studioso di religione, scrittore e conferenziere Alessandro De Angelis. Ciao carissimo, come stai? Tutto bene, ciao Adriano, grazie per averci ospitato. E ormai mh, penso che un po' in tutta Italia, ma anche all'estero, si stiano diffondendo le nostre scoperte storiche con, eh, dove abbiamo identificato in Gesù l'ultimo figlio del re Ero del Grande, in Maria la terza moglie del re Ero del Grande, Maria Boetus, e in eh, Giuseppe Teuta poi sposarono Maria due cugini del re Ero del Grande quindi una famiglia di erodiani eh, un punto di vista completamente diverso da tutto quello che ci hanno raccontato fino ad oggi anni e anni di studio eh, pensate che nel 2013 iniziai a leggere Tito Flavio e Giuseppe e lì eh, per entrare nell'argomento scopri subito mh, qualcosa che non andava perché? Perché mi incontrai Tito Flavio Giuseppe? Innanzitutto, diciamo chi era, era uno storiografo coevo di Gesù. Fu comandante degli Zeroti durante la prima guerra giudaica. Scrisse Antichità giudaiche e guerra giudaica mh, tra gli anni 70 e 90. Morì nel 99. E era tra l'altro coevo di Gesù, nonché appartenente a una cassa sacerdotale, quindi conosceva bene tutta la storia e tutti gli eventi che accaddero. Eh, dicevo, leggendo, noi abbiamo fatto un lavoro di comparazione tra testi di tantissimi storici: Tito Flavio Giuseppe, in primis ed altri storici: Tacito, Svetonio, Orosio. Eusebio di Cesarea, tantissimi personaggi, poi tutti i Vangeli canonici, tutti i Vangeli apocrifi e le fonti talmudiche per riuscire a ricostruire tutto quello che è successo. Durante eh, questo percorso abbiamo trovato delle prove che sono documentali. Per cui in questo caso io eh, ho detto a tutti quanti, ragazzi, non si può parlare più di ipotesi o di teorie, ma di prove documentali che dimostrano come la Maria, madre di Gesù, fosse la moglie del re Ero del Grande. Tra poco ne parleremo. Abbiamo fatto confronti anche con un vescovo a cui abbiamo mandato tutta la documentazione. Il vescovo ha confermato... La validità di tutte le nostre documentazioni e eh, anche lui si è espresso molto chiaramente dicendo: Attenzione, non si può più parlare di ipotesi o teorie. Alessandro ha portato eh, all'attenzione di tutti quanti i documenti storici attraverso questo lavoro di comparazione, da cui non se ne può uscire. Eh, L'ultima intervista ce l'hanno fatta in Egitto, chiederanno anche eh, interventi dei professori del Vaticano se vengono a confronto, speriamo di sì. Ovviamente si tratta di una caduta e di un crollo totale del cristianesimo. Abbiamo svelato tutti i personaggi della famiglia di Gesù, da Pietro, da Nicotemo, da Giuseppe d'Arimatea, da Maria Maddalena, da Paolo di Tarso, nipote addirittura di Gesù. Quindi erano tutti eh, appartenenti alla famiglia di Ero del Grande e soprattutto la maggior parte di questi personaggi appartenenti alla famiglia dei Boetus. Tito Flavio Giuseppe, per entrare in argomento, in guerra giudaica, ci parla di Maria, figlia di Simone, sommo sacerdote di Alessandria d'Egitto, che era figlio di Boeto. E. Eh ci fa sapere che era molto giovane ma bellissima, per cui ero del grande, visto che questa Maria apparteneva a una classe sacerdotale, non potendo averla ovviamente con la forza, decise di sposarla. In Guerra Giudaica, Tito Flavio Giuseppe ci racconta la storia di questa Maria, ma facciamo un attimo una premessa. Fino ad oggi che cosa ci hanno raccontato di Gesù? Hanno raccontato la favoletta di un eh, Gesù che Rodel il Grande cercava per uccidere, tant'è che ci raccontano la, poi la storiella della strage degli innocenti, completamente invettata, perché aveva paura che potesse detronizzarlo. Erode il Grande aveva un esercito regio con cui aveva sconfitto tutti i suoi avversari e aveva l'appoggio incondizionato delle legioni romane, quindi di Roma, con cui combatteva e che lo avevano posto sul trono nel 37 a.C. Gesù, appena nato, poverino, come ci raccontano i Vangeli, senza un esercito, senza niente, neonato, di che cosa poteva aver paura Erode il Grande? Quindi è ovvio che i conti non ci tornavano. Bene, guerra giudaica, Tito Flavio, Giuseppe ci racconta la storia di questa Maria. E che cosa ci dice? Ci dice che fu scoperta una cospirazione nei suoi confronti di Erode nel cercare di avvelenarlo e in questa cospirazione eh, i fratelli di Maria confessarono la sua implicazione. Questi fratelli di Maria erano Ioazar ed Eleazar. Tito Flavio Giuseppe aggiunge, tra l'altro, che i fratelli di Maria, sottoposti a tortura, confessarono l'implicazione di questa Maria nel tentativo di avvelenare il re Erode il Grande. Ma la seconda informazione che ci fornisce Tito Flavio Giuseppe è che il veleno fu preso da un certo personaggio che si chiamava Teuda. Okay? Quindi abbiamo tre personaggi fino ad ora: Erode, Maria e e Teuda che prese il veleno per avvelenarlo. Adesso per ricostruire bene tutta questa storia vi faremo vedere la genealogia del re Erode il Grande. Molto bene. Antipa che era il nonno di Erode. Antipa aveva due figli, aveva più figli. Due di questi figli, uno era Antipatro, padre di Erode il Grande, che poi sposò questa Maria. Un altro era Giuseppe. I figli di Giuseppe erano Teuda, colui che prese il veleno. Giuseppe, e attenzione perché qui... E Gesippo esempio di Cesarea, i padri della Chiesa ci dicono che Giuseppe era il fratello di questo Teuda. Doris, la prima moglie dell'Erode il Grande. Teuda, Giuseppe e Doris ovviamente erano cugini dell'Erode, in quanto Giuseppe era lo zio di Erode il Grande. Ci siamo fino a qui? Quindi Giuseppe era zio di Erode. Giuseppe ha questi figli, Teuta, Giuseppe e Doris. Doris, la cugina di Erode, fu la prima moglie di Erode il Grande e con Erode ebbe un figlio che si chiamava Antipatro. Questo Antipatro è colui che organizzò la cospirazione per uccidere il padre Erode il Grande, perché si lamentava che era quasi arrivato sulla soglia dei 50 anni, non riusciva a regnare e quindi organizzò questa cospirazione e il veleno fu preso proprio da questo Teuda che era lo zio di Antipatro in quanto fratello di Doris però facciamo un salto indietro perché questi tre figli di Giuseppe cosa era successo? che Giuseppe, lo zio di Erode il Grande era il marito della sorella di Erode la sorella di Erode si chiamava Salomè e fu accusato da Salomè di aver tradito Erode con la sua seconda moglie che si chiamava Maria, anche questa si chiamava Maria, Maria Asmonea, appartenente alla classe eh, regale degli Asmonei. Per cui Erode uccise poi questa Maria Asmonea e uccise anche Giuseppe, lo zio di Erode il Grande. Quindi sia Teuda, Giuseppe e Doris, figli di questo Giuseppe, avrebbero avuto tutte le ragioni per poter vendicare, tra l'altro, l'uccisione del proprio padre ucciso da, dal cugino Erode il Grande. E quindi abbiamo anche eh, il motivo per cui eh, vollero organizzare questa cospirazione per uccidere Erode il Grande ma la cosa più importante quando è che ci fu poi il punto di svolta perché a questo punto noi attraverso um, Tito Flavio Giuseppe ci fa sapere che Giuseppe era cugino di Erode il Grande tra l'altro era ufficiale romano sotto il governatore romano Varo tanto che sedò una rivolta in Giudea e noi sappiamo dalle fonti talmudiche, da Scelso e da altri personaggi che eh, praticamente Maria poi si unì con questo Giuseppe chiamato anche Pantera che era un soldato romano ok? sì sappiamo che Beh, comunque, comunque Alessandro che era un figli di Giuseppe e che questo deuda era il fratello di Giuseppe Fonti e Gesippo citato da Eusebio di Cesarea ora questa storia è narrata da Tito Flavio Giuseppe Tito Flavio Giuseppe Scrisse eh, per eh, Roma e scrisse questi libri in greco. Quindi questi libri, che, scritti fino alla sua morte, agli anni eh, 90, morì nel 99, non arrivarono assolutamente in Egitto. Ci siamo fino a qui. Bene, proprio in Egitto nel 1945, furono scoperti dei documenti molto importanti chiamati eh, di Nag Hammadi furono ritrovati a Nag Hammadi, che si trova proprio in Egitto. Tra questi eh, testi copti fu eh, ritrovato nella seconda apocalisse di Giacomo un pezzettino dove si dice che Teuda sposò Maria e da Maria Ebbe Giacomo, fratello di Gesù. Tant'è che un altro passaggio: Gesù va a casa di Giacomo e dice a Giacomo: Salve, fratello mio! E Maria gli dice: Non ti stupire che egli ti abbia chiamato fratello mio, perché eh, voi siete stati tutti e due allattati da me. Perché era la mamma. Ok. Quindi questi testi eh, copti della prima metà del secondo secolo d.C., ritrovati in Egitto, sono una fonte completamente dipendente dagli scritti di Tito Flavio e Giuseppe e ci svelano che cosa. Che Maria era insieme a questo Teuda in Egitto. E cosa ci dicono i Vangeli? Ci dicono che, qua, che i Magi andarono. A Gerusalemme abbiamo svelato che erano questi magi emissari di un altro re che era parente di Erode. E tutte queste documentazioni usciranno nel prossimo libro che lanceremo il prossimo anno, dove e sveleremo infatti... per la prima volta anche tutta eh, quella parte di storia di Gesù dove non si è che hanno volutamente. Occultato per non farci sapere dove stavano, perché Gesù ci compare improvvisamente in Palestina con il suo ministero. Intorno al 30, agli anni 30, ci dicono, e fece tre anni di ministero, in realtà comparirà nel 34. Ma comunque sia, tutta la prima parte della vita di Gesù è stata nascosta e vi le sveleremo dove stava, che cosa successe, chi era realmente questo personaggio. Ecco intanto Alessandro, scusami un attimo, fammi, fammi mostrare eh, chiunque, perché vedo che un po' di gente ovviamente qua eh, non conoscendo i tuoi lavori, oppure essendoci proprio arrivati in questa puntata, eh, dice io mi sto perdendo. Allora voglio farvi vedere che eh, Alessandro De Angelis ha anche un canale ufficiale YouTube dove voi potreste andare a fare anche le vostre eh, diciamo ricerche più approfondite. Questa sera noi eh, presentiamo quello che è il suo ultimo lavoro, e presentiamo anche eh, il, la, la persona. Alessandro De Angelis. Quindi, per altri eh, approfondimenti, io vi consiglio di andare a vedere il canale, che appunto è omonimo: Alessandro De Angelis Official Channel. E poi acquistare i libri, che a breve arriverà anche quello nuovo, come ha detto. Quindi, eh, chiunque fosse interessato, perdona la sì, parentesi. Sono quattro libri: il primo parte proprio con di questa tetralogia con eh, il libro Il re dei re. Allora, riassumiamo, per le persone che si stanno perdendo, ancora una volta, Adriano. Fermatemi quando le cose vedete che si complicano o se le persone questo. non capiscono. Ricapitoliamo. Tito Flavio Giuseppe ci parla di una cospirazione che ci fu ai danni del re Ero del Grande. Cospirazione che fu fatta dal primo figlio di Erode Antipatro, insieme a Maria, terza moglie di Erode, e insieme a Teuda che prese il veleno. Ci siamo fino qui Assolutamente e questo ce lo dice Tito Flavio Giuseppe. Nei testi ritrovati a Nag Hammari, si parla e c'era abbiamo fatto tutta l'analisi filologica c'era solo quel Teuda in quel periodo, solo ed esclusivamente quello, per cui non c'erano altri Teuda. A Nag Hammadi vengono ritrovati poi in Egitto documenti dove ci fanno sapere che Teuda, questo Teuda che prese il veleno, sposò Maria e che ebbe da Maria Giacomo, che era fratello di Gesù. Da qui abbiamo collegato tutto quanto, perché Nagamadi si trova in Egitto, Tito Flavio Giuseppe scrisse a Roma per Roma, in Egitto sono testi copti, scr scritti quindi in lingua copta, Tito Flavio Giuseppe scrive in greco per la classe aristocratica romana, quindi non ci fu contatto tra questi che scrissero i testi copti e Tito Flavio Giuseppe, sono due fonti completamente indipendenti dicevo quando i magi andarono a gerusalemme perché sapevano che stava nascendo questo Gesù dove andarono andarono proprio a gerusalemme e lì incontrarono Erode e Erode gli disse che Maria con Gesù non erano più lì ovviamente a rigor di logica questi non è Usciamo fuori dalle solite favolette e meristiche che ci hanno raccontato al fine di coprire la verità e di creare un, eh, un processo di divinizzazione su questo personaggio di Gesù. Loro erano figli di Archelao di eh, erano emissari del re Archelao di Cappadocia, la cui figlia aveva sposato ben due figli di Erode il Grande. Porteremo tutte le documentazioni nel prossimo libro di questo. Non solo gli annali cinesi, perché tutta questa cospirazione, attraverso gli eventi, attraverso gli eventi che sono successi, la, eh, siamo riusciti a datarla al 5 avanti Cristo. E ci viene detto che quando i magi partirono, seguirono il percorso attraverso eh, regolandosi con una stella, ovviamente, una stella cometa passa in un attimo. Non si poteva seguire, ma nessun testo ci parla di una stella cometa. Nel ciclo avanti Cristo siamo andati a fare la ricerca sugli annali cinesi, per pensate il livello di approfondimento delle nostre ricerche. bene, ci parlano dell'esplosione di una nova. Quando esplode una nova rimane visibile nel cielo per alcuni mesi e andarono proprio dai Rode il Grande. Ma perché andarono dai Rode? Per portargli i doni perché sapeva che gli erano nati gli stava per nascere l'ultimo figlio Gesù dalla sua terza moglie Maria Boeto. Erode dirà ai magi che non sono più lì, anzi se sapevano dove si trovassero, di farglielo subito sapere. Ma perché? Non per uccidere Gesù. Perché voleva l'ultimo figlio che stava per nascergli indietro, non certamente per ucciderlo, perché non c'entrava assolutamente nulla con la cospirazione. Che organizz... In cui fu implicato questa Maria Boeto, tanto che negli altri scritti in antichità giudaiche, Giuseppe Flavio ci dice che della colpa divorziò da questa Maria e della colpa di Maria eh, punì anche il figlio che gli era nato, che era Erode Filippo. Da Erode il grande Maria Boeto nacque anche Erode Filippo, oltre a Gesù. Questo Erode Filippo è un personaggio molto famoso. Perché? perché Erode Filippo fu colui che sposò Erodiade, dalla cui matrimonio nacque Salomè, famosa per il balletto eh, quando chiese la testa su un vassoio d'argento di Giovanni Battista. Ora, cosa ci dicono i Vangeli? Quando Erode scoprì questa cospirazione sappiamo che Maria fuggì insieme a Giuseppe a Betlemme, in un piccolo villaggio. Le fonti talmudiche, Celso e tanti altri scritti ci dicono che eh, Gesù era e anche i Vangeli ci dicono che Gesù veniva sempre chiamato figlio di prostituta, veniva accusato del fatto che la madre era una prostituta, ma immaginiamo in quel piccolo villaggio, non si vedono arrivare la moglie del re, il cugino del re, dopodiché la moglie partorisce, questi erano fuggiti, quindi niente di più probabile che questi abbiano pensato che i due erano amanti e che quindi fossero fuggiti perché Maria era incinta da Giuseppe di Gesù, erano stati costretti a fuggire, altrimenti Erode li avrebbe uccisi. Ma i maggiari invece ci dicono ben altro. Che cosa ci dicono? Che quando Giuseppe venne a sapere del fatto che Maria era incinta, decise di non ripudiarla, ma di licenziarla. Licenziarla vuol dire di abbandonarla. Quindi non certo. se la sentì di prendere con sé Maria che aspettava un figlio. Dal re Erode il Grande. Arrivarono i magi, li avvisarono del fatto che Gesù, eh, che, che Erode il Grande li stava cercando e sappiamo che fuggiranno in Egitto. Maria Boeto era figlia, tra l'altro, del sommo sacerdote, Boeto, che era eh, Simone Boeto, che era sacerdote ad Alessandria d'Egitto. Non solo, Teuda prese il veleno che fu fatto arrivare proprio ad Alessandria d'Egitto. Quindi tornarono da dove venivano questi personaggi originariamente in Egitto. E proprio nel Vangelo arabo dell'infanzia di Gesù poi troviamo Giacomo, che abbiamo visto essere figlio di, te, di Teuda, colui che prese il veleno, insieme a Gesù e anche un altro dei figli di Maria, Simone, insieme a Gesù. Ora, questo Teuda nei Vangeli... Viene chiamato anche Cleopa, che è il diminutivo di Cleopatro. Ok? Perché questi personaggi, Ero del Grande e Giuseppe, erano legati da matrimoni di parentela con i re tolemaici. Ecco perché questo appellativo di Cleopatro. E qui, anche nel nostro libro, siamo riusciti a svelare la mamma di Ero del Grande si chiamava Cipro di chi era figlia e apparteneva alla dinastia dei re tolemaici altro che i Dumei hanno censurato praticamente tutto di questi personaggi tant'è che poi il Flavio Giuseppe ci fa sapere che questo Giuseppe era eh, con di sangue di un dosideo figlio di Cleopatride quindi era cugino di questo dosideo e Cleopatride era il fratello di Antipa Antipa e Cleopatride intervennero in una battaglia a favore dei re tolemaici Cleopatra III e eh, Tolomeo IX contro un altro fratello di Tolomeo IX che era Tolomeo X e quindi ci furono rapporti di, anche di matrimonio Antipa era il nonno di Erode, lo stratega, il generale di Alessandro Ianneo che stava insieme a Cleopatra III. Andiamo sulla guerra degli scettri cose che poche persone capiscono, quindi rischiamo di confondere le idee alle persone e fermiamoci qui. Questo solamente per farvi capire perché questo Teuda era chiamato anche Cleopa. Ma perché è importante questo fatto? Perché noi ci ritroviamo con uno sdoppiamento delle, di Maria per non far capire quello che è successo. Abbiamo detto, Giuseppe, che cosa fece? Ripu decise di non ripudiare Maria, ma di licenziarla. Dopodiché fuggirono in Egitto. Quando, dopo che Maria partorì Gesù, si mise con il fratello di Giuseppe, con Teuda, colui che prese il veleno. Ed era chiamato anche Cleopa. Ed ebbe da lui ben quattro figli: Giacomo, Simone, Giuseppe e Giuda. Nei Vangeli ci viene detto: Non è Costui Gesù, il figlio eh, del carpentiere? Non sono qui i suoi fratelli: Giacomo, Simone, Giuseppe e Giuda? Bene, abbiamo fatto tutte le ricerche e attraverso Papia ed altri documenti. Maria di Cleopa aveva quattro figli che erano Giacomo, Simone, Giuseppe e Giuda. E cosa ci dicono i primi padri della Chiesa? Che Maria. Cercano di sdoppiare la figura di Maria in due personaggi. Ci vengono a dire che Maria aveva una sorella che si chiamava Maria di Cleopa. Maria di Cleopa vuol dire Maria moglie di Cleopa, ma noi abbiamo visto che Maria di Cleopa... Era la Maria di eh, moglie di Erode che poi sposò Teuda che ebbe Giacomo fratello di Gesù. Ora immaginate che situazione ridicola che hanno creato. No, nel senso, un padre mette lo stesso nome a due figlie, Maria e Maria. E queste figlie, queste due sorelle, mettono lo stesso nome ai loro ai figli, figli. Mm. Giacomo, Giuda, Giuseppe e Simone. Tant'è che se poi leggete chi c'era ai piedi di Gesù, eh, vi compare Maria di Cleopa, ma non vi compare Maria madre di Gesù. Ma perché? Perché Maria di Cleopa era la Maria madre di Gesù, ci viene detto Maria madre di, di Giuseppe eh, e di Giacomo tanto che Giovanni nel suo ultimo Vangelo se ne accorge e fa questo sdoppiamento dicendo c'era Maria, eh, Maria sorella di Gesù e Maria di Cleopa e quindi fa questo sdoppiamento perché altrimenti sarebbe clamorosamente mancata Maria madre di Gesù sotto la croce di Gesù, cosa inconcepibile, e quindi decide di sdoppiarli e di ripresentare la ma, ma in realtà quella madre quella eh, Maria madre di Gesù c'era negli altri Vangeli perché ci viene detto che era Maria madre di Giacomo e eh, di Giuseppe tra l'altro questo Giuseppe veniva chiamato pure Iose e Maria che era un eh, una grecizzazione del nome Giuseppe ed era una cosa non rara ma unica e la stessa Maria di Cleopa suo figlio Giuseppe viene chiamato alla stessa maniera Iose. Quindi ragazzi, ragioniamo un attimo quello che abbiamo detto fino adesso. Abbiamo trovato due fonti indipendenti, ma tu sai Adriano quanti sono i testi apocrifi, sono tantissimi. Andarsi sì. a ricordare tutto quello che succede, un trafiletto dove compare... Eh, Maria che sposa Teuda e da questo nasce Giacomo il Giusto, e che Giuseppe poi era il fratello di questo Teuda. Ma infatti, ma infatti Alessandro, eh, guarda, è mi dice. Chiedevo... una cosa pazzesca <ride> perché ti <ride> dovevi ricordare lo scritto di Flavio e Giuseppe con Teuda e Maria, moglie di, eh, di Erode il Grande, poi ti ritrovi Maria con lo stesso Teuda nei Vangeli testi copti di Nag Hammadi, due fonti indipendenti che narrano tra l'altro due storie diverse perché Dito Flavio Giuseppe ce lo racconta nel contesto di una cospirazione che ci fu contro Erode il Grande i Vangeli Apogrifi invece ci raccontano di questo Deuda da cui poi Maria, madre di Gesù ebbe questi figli No, ma infatti, guarda Alessandro, dicevo. Stavo pensando tra me, tra me e me, penso se lo saranno chiesti anche tante altre persone. Ma come avrai fatto insomma, a trovare questa informazione? Denota una grande eh, passione da parte tua, una grande passione di ricerca? O forse addirittura una, eh, sei mosso dalla scoperta di una realtà un pochino più eh, diciamo, cruda di quella che ci appare? E poi magari ce lo dirai se, se ne hai voglia di qual è il motivo insomma, di, queste, eh, di queste modifiche. Ma guarda, qui il problema è stato perché io penso nel 2014 scoprì eh, nel 2013 scoprì Maria Boeto, che era la moglie di Erode il Grande, e la Maria Madre di Gesù. Io in quel periodo facevo tantissime trasmissioni in televisione e radio, ho fatto tantissime conferenze in, in, in tanti istituti scolastici eh, in tutta Italia. Eh, trasmissioni radiofoniche. Dopo questa scoperta mi hanno fatto terra bruciata. Eh, ci credo. Anzi, prima di questa scoperta, perché è una scoperta che, attenzione, la massoneria è il nuovo ordine mondiale. Ci va a braccetto. Perché? Perché vogl vogliono fare una eh, nuova religione a base di alieni, tant'è che adesso cercano di proporre anche Gesù che era un, un alieno, che, lo Spirito Santo che mise incinta Gesù era un alieno, tutte queste cazzate qui no? e, e dopo che feci questa scoperta venni contattato due volte dall'estero nella seconda telefonata mi dissero guarda, noi ti pre prendiamo eh, i vostri studi li portiamo dappertutto, ci fecero dei contratti altissimi di soldi, però io quando facevo televisione sono stato uno dei primi in Italia a parlare del problema del signoraggio bancario e della truffa della moneta debito, cioè di come questi banchieri sionisti abbiano preso in mano il controllo della moneta togliendo la sovranità monetaria a tutti gli stati attraverso la corruzione dei politici e quindi creano e stampano moneta dal nulla indebitando ingiustamente i popoli. E quando gli chiesi, scusate, ma perché i contratti erano altissimi di soldi, più libri pubblicati in tutte le lingue del mondo, quindi far fuori il cristianesimo, allora gli serviva comunque la figura di Gesù per portare avanti questa nuova religione New Age a base di, eh, di alieni con la resettazione dei, di questi personaggi Elohim. A Nunna, che poi diventarono dei, dei egizi, che altri non erano che i Kurgan, poi ne parleremo in altre puntate di tutto questo che è successo. E quando gli chiesi: scusate, ma i soldi per portare avanti questo progetto? Quindi, film, documentari, libri tradotti in tutte le lingue, mi dissero Alessandro, mi hanno detto oh, papale, finisci finiscila di rompere i coglioni, di attaccare le banche centrali e parlare di signoraggio bancario e ti portiamo dappertutto, li mandai gentilmente a quel paese. Non mi sono venduto, me l'avevano detto chiaro e tondo che controllano tutto quanto. Da questo è successo: non è praticamente una censura e congiura del silenzio spietata su tutte queste scoperte, che sono le più grandi scoperte storiche di tutti i tempi. Perché qui crolla un cristianesimo con quasi due miliardi di persone che seguono questa dottrina, con dietro il Vaticano. E nei nostri libri che cosa riscopro? Attraverso poi, perché non raccontiamo nei nostri libri eh, religione, ma raccontiamo storie di politica e di potere. Nel libro I Re dei Re vi portiamo le documentazioni di come fu dagli archivi segreti del Vaticano, ragazzi, eh, trovati da Cesare Baronio, cardinale, mancato papa, che aveva accesso alla biblioteca agli archivi segreti del Vaticano. E nel toma 1 degli annali ecclesiastici che cosa ci dice? Che San Pietro nel 1946 fece vescovo in Francia Orsini. Orsini me lo ritrovo anche come generale sotto Costanzo, il figlio dell'imperatore Costantino che promosse poi il cristianesimo nel Consiglio di Nicea. E da lì poi abbiamo eh, papi. Cardinali, eccetera, eccetera, che nascono proprio da questa famiglia. Si allacciarono con i Colonna, la nascita poi di quelle famiglie nobiliari dell'aristocrazia nera che sono arrivate fino a noi. Aristocrazia nera da cui sono usciti poi questi papi che nel XIV secolo hanno venduto la patente per l'usura a personaggi che venivano da, dalla Palestina. Che erano ebrei, ma che poi in realtà ebrei non erano, perché qui dovremmo parlare di altre scoperte storiche che abbiamo fatto, dove abbiamo dimostrato che attraverso tre fonti indipendenti del primo millennio avanti Cristo, chi costruì Gerusalemme furono gli invasori Ixos. E quindi gli ebrei ci hanno sempre raccontato di essere i discendenti degli israeliti. Così non è. Gli israeliti appartengono. Alla ehm, discendenza dei Kurgan. Questi Kurgan chi erano? Era un popolo di assassini delinquenti, incestuosi che ci furono tre ondate di invasione 5500 a.C. 4500, ma l'ultima nel 3500 distrussero la, eh, le società della vecchia Europa, la cultura vincià sterminando uomini e bambini sfondandogli il cranio con mazze e asce di pietra quindi figuriamoci se potevano essere alieni visto che parliamo di asce e mazze di pietra tant'è che poi questi personaggi appresero proprio da queste società neogilaniche le prime forme di scrittura abbiamo le tavolette di tartaria lì abbiamo trovato tutti i pittogrammi della della cultura vincia e abbiamo dimostrato nei nostri studi, abbiamo ritrovato stessi simboli nell'elam. Nell'elam l'antica capitale era Susa e il re di Susa, l'elam è dove si trova l'Iran. Abbiamo l'Iran e poi l'Iraq, da dove nasce la civiltà sumera. Bene, sappiamo da eh, Rimush di Akkad. Che, eh, il re Assusa era Elil Penso vi, i vostri, sia tu che i vostri ascoltatori, vi sarete occupati più di una volta di queste vicende dei famosi Anunna Anunnaki. Sì, sì. Non esiste in sumero: esiste il termine Anunna, prima progenie, semenza dei principi. Da dove nacquero proprio Elohim, vuol dire governatori? Questi governatori che iniziarono con la forza a costruire <coughs> i primi stati attraverso la schiavizzazione degli uomini questi personaggi invasero la famosa terra di Sumer costruirono le prime città stato quindi Dairito, Shurupak eh Nippur Nippur viene chiamata Nibru abbiamo usato tutti i testi delle lamentazioni sumere antichissime da Nibru si inventano Nibiru il decimo pianeta penso l'abbiate sentito nominare un po' tutti quanti testi di elementazione che ci parlano di battaglie di questi personaggi con le mazze di pietra dove cazzo stanno gli alieni? non ci sono da nessuna parte e addirittura ci parlano di come iniziarono poi a forgiare eh, le prime armi in rame quindi abbiamo proprio lo spaccato dal neolitico all'età del rame proprio da questi personaggi dove vinciamo da questi testi delle lamentazioni eh, sumere però di questo poi sveleremo tutto in un'altra puntata triano adesso ritorniamo in un attimo sul focus eh, di questa puntata e poi qua in chat vedo un po' di amici che ti fanno i complimenti, quindi le tue ricerche sono apprezzate qua dai ragazzi. Ha letto i miei libri, trova tutte le documentazioni archeologiche, etimologiche, documenti, documenti, tutto ragazzi. Per cui quando io chiedo ai vari ufari, venite a confronto con il sottoscritto a portare avanti queste bufale che state portando avanti per promuovere l'eugenetica? e il controllo sociale che fanno parte del piano del nuovo ordine mondiale e per, e per coprire tra l'altro questa discendenza Kurgan che da 5.000 anni attraverso gli israeliti e gli erodiani sono arrivati fino a noi e ovviamente rifiutano perché finirebbe immediatamente la finirebbero immediatamente la loro carriera tra l'altro mi prendi un attimo il libro di Yahweh eh, la famiglia di Yahweh tra l'altro altra bomba Qui siamo nel 2020 o nel 2021 ho pubblicato il libro la famiglia di Yahweh ci hanno fatto due coglioni stratosterici con Yahweh il dio alieno della Bibbia bene ho svelato chi era Yahweh un pronipote di Noè alias Ziusutra decimo re della lista reale e sumerica con tanto di eh, documentazioni ovviamente a confronto non ci vengono altrimenti non potrebbero più continuare a eh, portare avanti le loro puttanate perché? Perché in realtà loro stanno coprendo questa elite che ha diviso questo pianeta in stati, poi in imperi, che ha fatto versare il sangue dei popoli per 5.000 anni per le loro battaglie di potere, che si sono divinizzati e poi deificati, perché poi quei personaggi dalla terra di Sumer arriveranno fino in Egitto, uno dei figli di Noè. O zio Sutra era Cam Am Amon, diventerà il famoso re Amon, o il re scorpione, mazza di pietra, curgan in mano, figlio Mizraim, deificato come Osiride, alias il faraone Narmen, il primo faraone che compare in Egitto, mazza curgan in mano. E prima, stiamo parlando del 3100, dell'avvento di questo del faraone, parliamo del protodinastico I. Che cosa c'era? Non c'era un cazzo. C'erano solamente dei pastori. Abbiamo tutte le documentazioni e possiamo dimostrare come questi personaggi venivano dalla terra di Sumer, attraverso le documentazioni proprio lì, da Babilonia. E dicevo, eh, quando questi Kurgan poi scesero nella terra di Sumer, basta leggere il mito del piccone tradotto da Noah Kramer. Schiavizzarono la popolazione locale, quelli dalla testa nera li chiamavano, tant'è che abbiamo il primo esempio, gli fecero scavare canali, bonificare il territorio, il primo esempio è di sciopero perché uno di questi con, decisero di scioperare perché il lavoro era diventato insopportabile e con il piccone in spalla andarono proprio sotto il palazzo di Ellil. Zio della Damo della Bibbia figli a Babilonia come Marduk. Ma qui entriamo in un altro contesto, ne parleremo approfonditamente svelandovi eh, come da questi personaggi poi abbiano costruito la Genesi della Bibbia attraverso le Numa Elish, eh, la Trasis e altri testi su Accadici. Ritorniamo sul focus della puntata. Allora, signori, abbiamo due fonti indipendenti che ci dimostrano che uno. Maria Madre di Gesù era Maria Boeto, terza moglie del re Erode il Grande, che fu coinvolta in una cospirazione per avvelenare suo marito insieme a Teuda, che diventerà poi, che eh, sposerà e sarà diventerà il padre di Giacomo Giuseppe, Simone e Giuda. E che questo Teuda. Giacomo era fratello di Gesù, ma anche tutti gli altri personaggi, lo sappiamo dai Vangeli, fu quello: questo Teuda era insieme a Giuseppe cugini del re Erode il Grande, fu quello che prese proprio il veleno. Teuda poi fu ucciso prima del 6 d.C., lo sappiamo perché ce lo dice il Gamaliele, che venne eh, ucciso prima che sorse Giù dal Galileo e fece la rivolta nel 6 d.C. Giù dal Galileo. Quindi nell'arco di tempo in cui dal 4 a.C. arrivarono in Egitto fino al 3-4 d.C., Teuda e Maria ebbero quattro figli maschi, più ci viene detto, le sue sorelle, non sappiamo quante sono. Una ce lo svela il Vangelo di Filippo quando ci parla di Maria, sorella di, eh, di Gesù nel suo Vangelo. Cari signori, è caduto clamorosamente il cristianesimo, quel Gesù figlio di Dio era il figlio del re Ero del Grande, un assassino che uccise tre figli, moglie, suocere, tantisi, un centinaio di parenti, tanto che a Roma dicevano è più facile che eh, sopravviva un porco del porcile di Erode piuttosto che uno dei suoi figli, perché uccise addirittura tre suoi figli, Ero del Grande. E Gesù, altri non era che l'ultimo figlio che Rodel Grande ebbe dalla sua moglie Maria Boetus. Signori, clamorosamente cade il cristianesimo dopo duemila anni. Vuoi provare tu a invitare qualche esponente della Chiesa, professore, chi vuoi tu? Portiamo le documentazioni, le, rendiamo, le facciamo vedere visibili a tutti quanti, vediamo come ne escono. Non ne può uscire nessuno. E su questo si sta facendo una congiura del silenzio spietata ovunque. Dal 2014, quando abbiamo pubblicato Sangue Reale e Gesù, il figlio segreto dell'ero del Grande, sono passati ben otto anni ed è una vergogna, anche perché abbiamo dimostrato come Gesù si salvò dalla crocifissione e verrà ucciso addirittura nel 68 d.C. durante la prima guerra giudaica, e abbiamo pubblicato ben tre pagine. Di un vero discorso di Gesù, che pronunciò agli Idumei prima di morire, una figura che è completamente diversa mh, da quella che ci hanno raccontato fino ad oggi: un Gesù addirittura politico e militare che eh, scese in campo per organizzare il popolo di Gerusalemme contro gli Zeloti, ma alla fine, poi gli Zeloti che hanno chiamato gli Idumei eh, il loro soccorso. Fu ucciso poi nel 68 nel febbraio del 68 d.C., insieme a suo cugino Anania, figlio del sommo sacerdote e Anna, dai Dumei e Zeloti. Eh, una storia che abbiamo riscritto, una storia che non accettiamo che ci venga detto, siamo davanti a un'altra ipotesi, a un'altra teoria. No, portiamo prove storico-documentali di quel periodo o ce le vengono a confutare o qui è caduto tutto. Quindi Adriano io ti invito a chiamare chi vuoi che venga a confronto con il sottoscritto per eh, sdoganare le nostre scoperte. Beh, non siamo... sì. Lanciamo questo appello. Se qualcuno insomma de delle persone che ascolterà questa puntata avesse voglia di venire a confronto con Alessandro, noi siamo più che felici di ospitarlo e ospitarvi. Quindi, quindi ecco, siete tutti invitati a fare un confronto con Alessandro per quanto riguarda i suoi studi, senza alcun problema. Che poi, tra l'altro, qua è il punto di vista. Quindi, eh, insomma, proprio per nome dovrebbe essere un po' così la, eh, il, la modalità di questo canale, no? Trovare persone con punti di vista differenti e metterli a parlare. In maniera anche abbastanza tranquilla, voglio dire, perché eh, l'importante per me è eh, trovarsi in serenità e tranquillità. Ma immagino che quando si parli di questi argomenti non, sarà, non sarebbe facile, poi non è facile trovarsi in tranquillità e in serenità perché se. Discutiamo insomma su una menzogna che dura duemila anni e che probabilmente ha tenuto per schiavizzata tutta l'umanità tutta, tutta per tanto tempo. Insomma, immagino che sarà difficile avere un sostenitore di una cosa e l'opposto. Eh, parlare tranquillamente. Però, noi ce lo, ce lo auguriamo e invidiamo chiunque volesse venire, Alessandro. Che altro aggiungere? Vogliamo vogliamo per questa sera dare, diciamo, un finale a questa puntata. Magari con una piccola con con, con, una, con una tua, diciamo, con un tuo piccolo. Chiusura, con una tua piccola chiusura, un pensiero finale. Allora, noi lasciamo, abbiamo fatto una prima puntata dove siamo andati su eh, la genealogia di Gesù. Eh, abbiamo svelato chi era il vero padre, madre, cugini. Approfondiremo nel corso di altre puntate con te, tutta la vicenda, e quindi, nella prossima puntata vi sveleremo cosa successe sotto il processo con il prefetto che Gesù ebbe con, eh, sotto il prefetto Ponzio Pilato. A questo punto, noi, però, sappiamo una cosa: che Gesù era l'ultimo figlio del re Ero del Grande, solamente il re e figli del re Ero del Grande potevano aspirare alla regalità, e fu, fu crocifisso per essersi dichiarato re dei Giudei. Nella prossima puntata ripartiremo proprio da qui. Concludo dicendo un'altra cosa importante che la Maria Boeto nella famiglia dei boetus perché a quel punto poi siamo andati a indagare anche oltre su quella Maria, abbiamo ritrovato tutti i personaggi dei Vangeli che appartenevano alla famiglia dei Boeto, che appartenevano alla classe sacerdotale dell'Ionia. Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, Marta, Maria, Lazzaro, Giovanni Battista, tutti questi personaggi appartenevano... Alla famiglia dei Boetus ed erano tutti imparentati con Maria Boeto, terza moglie del re Erode il Grande. Cari signori, non è che portiamo una sola prova, ma tantissime, e state sicuri, chiunque viene a confronto sa bene che non ne uscirebbe fuori e eh, questo è il motivo per cui non si presenta nessuno. E allora io devo fare un appello a tutti coloro che hanno sentito questa puntata. Ragazzi, qui è successo qualcosa di clamoroso, vi trovate davanti a quella che è la più grande scoperta storica di tutti i tempi, che stanno censurando ignobilmente e quindi aiutateci a condividere e a divulgare queste scoperte. E ovviamente... Qui vi stiamo dando delle pillole di informazioni, nei nostri libri trovate tutte le documentazioni. Infatti qua mi chiedono, mi chiedono anche come possono trovare i tuoi libri. Su You Can Print o Amazon oppure eh, eh, Mondatori Feltrinelli. Eh, il primo è Il Re dei Re. Poi a questo segue siamo andati a svelare tutto il processo di Gesù sul libro Il Sosia. Mm. Quindi, negli digitali... il terzo libro è Yeshua, l'ultimo figlio del dell'eroe del grande questo è il secondo libro il sosia dove vi sveliamo cosa è successo, come si salvò Gesù dalla crocifissione quarto libro i sigari udite udite, in questo libro vengono svelati figli nipoti e pronipoti di Gesù addirittura a contatto con l'imperatore Adriano. Quindi approfondiremo poi eh, tutte queste tematiche nelle prossime puntate. Da qui faremo ancora, se ci dai l'opportunità di fare altre puntate, un escursus indietro nel tempo, arrivando poi a svelare eh, chi era l'identità, perché non ci siamo fermati qui con le scoperte, l'identità di Mosè identificato. Attraverso documenti con, come fratello del faraone Achenaton e figlio di Amenofi, III, figlio a sua volta del patriarca biblico Giuseppe, vi narreremo tutta la storia dei patriarchi biblici identificati con i re di Mitanni o Mitanni, come li chiamavano gli egizi, discendenti a loro volta di quei Kurgan o Anunna o Elohim di cui ci parla l'Antico Testamento. Quindi faremo un viaggio a ritroso nel tempo fino a 5000 anni fa per svelare tutto quello che è successo e come stiano cercando la massoneria che nacque con gli Chens War, i sacerdoti di Horus di oscurare tutte queste scoperte perché che siano dei, che sia Dio, che siano personaggi mitologici inventati, che siano alieni purché non si scopra la verità scomoda al potere, perché altrimenti questo potere capde dopo 5.000 anni. Perfetto. Io ti ringrazio per averci ospitato, e nonostante mi hai detto anche di non stare molto bene oggi, quindi onore a te per questa... Eh... Grazie, grazie caro. No, ma ci tenevo guarda, io te, ti ho trovato. Insomma, eh, ammetto insomma, di averti conosciuto da poco quindi per me è un inizio. Eh, però ti ho trovato. e Quando io trovo certe persone che mi piace, insomma, andare a approfondire, le chiamo senza alcuna remora Quindi eh, è andata così. Poi eh, approfondiremo come hai detto, tu. Se hai voglia, come eh, se i ragazzi hanno voglia, poi scriveteci anche nei commenti quali sono i vostri, le vostre impressioni. E se volete che magari che Alessandro la prossima volta porti anche qualcosa di specifico, fate anche delle domande senza. Nessun problema. Bene, Alessandro, gentilissimo. Io ringrazio te e anche Grazie colui che è dietro al backstage, che l'ho visto prima, quindi lo saluto. E ringrazio sempre tutti i ragazzi che seguono i progetti. Del punto di vista, buonanotte.